Nuovi Biafili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a spacchettare la Go Scribble Box di ottobre, se non sbaglio. Questa box, rispetto a tante altre che spacchetto, è un po' diversa dalle altre e comunque avrete già visto altri unboxing, c'è tutto nella playlist degli unboxing comunque. È una box dedicata non tanto ai libri quanto alla scrittura. All'interno c'è sempre una nuova uscita, spesso di autori non troppo conosciuti, e i generi dei libri che si trovano all'interno di queste bookish box cambiano di volta in volta. Ma più che altro la Go Scribble Box è una box dedicata alla scrittura, a chi ama scrivere, a chi lo fa per hobby, a chi lo fa con un sogno particolare di diventare scrittore, a chi già è scrittore. Quindi all'interno spesso, anzi ci sono in realtà di solito oggetti che riguardano la scrittura, oltre a una nuova uscita non troppo conosciuta. Ecco, rispetto ad altre bookish box non sono dedicate ai libri, ai fandom dei libri, non c'è una grande uscita young adult fantasy che si aspetta, ma sono box che riguardano per lo più la scrittura, questo hobby, passione, lavoro, come vogliamo metterlo. Voi sapete che io amo scrivere, quindi sono box che sono sempre utilissime, perché alcuni oggetti li sto usando, sono molto utili. C'era ad esempio un planner dei capitoli o delle penne particolari, dei quaderni bellissimi, quindi comunque molto utili. Andiamo a spacchettare questa qui di ottobre per vedere cosa c'è dentro. E voilà! Allora, come sempre abbiamo una cartolina con il logo della Go Scribble, che è una macchina da scrivere, e adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Allora, la prima cosa che vedo e che sentite come rumorino, questa, che sono dei popcorn alla vaniglia. Ora, io non amo i popcorn alla vaniglia, ma ho una persona a cui possono piacere, e questa è appunto la scatolina dei popcorn gourmet alla vaniglia. Carino, mentre si scrive comunque si mangia anche, quindi è bene avere degli stuzzichini. Poi vedo due oggetti. Questo che c'è scritto You Can, ma che cos'è? Inspiration for where you are and where you want to be. This art is for you. Una celebrazione di quello che c'è di bello nel mondo e per ricordarti cosa è possibile. Si può appendere da qualche parte dove vuoi e niente, qui appunto c'è il modo per appenderlo essenzialmente. Molto carino, dai! Un modo per ricordarti che puoi fare quello che vuoi, potrei appenderlo effettivamente al muro. Carino. E un altro oggetto era questo, un Daily Writing Goals, praticamente un taccuino con degli obiettivi giornalieri per quanto riguarda la scrittura, appunto obiettivi, gli oggetti di adazione, quale sarà il mio premio e qui gli orari, molto utile. Preferisco quello che ho citato prima, che era un planner proprio dei capitoli, però anche questo è utile. Questa è una invece calamita. What should I write not be forgotten? Una frase di Isabella Allende. Questo qui. Carinissimo, la metterò sul frigo. Poi abbiamo questi journal che sono sempre presenti nelle box in cui ti aiutano a fare determinate cose che riguardano la scrittura. Questo è dedicato all'outlining. Questo qui. Io ho utilizzato soprattutto uno che riguardava il world building. Questi che sono degli sticker, Sorry my weekend is all booked darling, a scribble kind of weekend, quindi una serie di adesivi che riguardano la scrittura e la lettura. Ultimi due oggetti che ci sono il publishing process, che c'è sempre, un inside look al processo di pubblicazione del libro del mese, che è comunque molto utile, anche se riguarda ovviamente non le nostre case editrici, ma quelle inglesi. Il libro del mese con la firma dell'autrice Brianna Labuskes, Her Final Words, un libro che riguarda una confessione di un omicidio prima di un processo di segreti e bugie, quindi sembra un thriller psicologico probabilmente, e ha a che fare con un agente speciale dell'FBI
è una ragazza che confessa di aver ucciso un giovane ragazzo. Vedremo, onestamente sapete che questi libri non mi ispirano più di tanto, ma più che altro perché ho tantissimi altri libri da leggere, però questa era la Bookish Box, la Ghost Scribble Box di ottobre. Allora, devo dire che è molto carino come al solito, più che altro sono utili questi due libricini che riguardano più che altro il libro del mese e come avete potuto vedere più che altro ci sono degli oggetti molto utili per quanto riguarda la scrittura o comunque spronarti nello scrivere. Questo è simpatico, credo che l'oggetto migliore sia questo qui, il Daily Writing Goals, oltre ai vari sticker e calamite da appendere. I popcorn alla vaniglia non mi fanno impazzire, ma qualcuno se li papperà al posto mio. Ma comunque, questo era l'unboxing della Ghost Scribble Box di ottobre, spero vi sia piaciuto, vi lascio nell'info box il link del sito per eventualmente acquistarne altre se volete. Fatemi sapere cosa ne pensate, io spero che l'unboxing, comunque il video, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi sia stato utile in qualche modo. E sul canale ci sono tantissimi altri unboxing comunque di questa Ghost Scribble per farvi vedere altre tipologie di oggetti che potete trovare all'interno, tutti comunque dedicati alla scrittura. E niente, grazie mille per ogni commento, like, condivisione, iscrizione, davvero grazie. Grazie mille se mi seguite anche sugli altri social. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!